nel video della stagione? Beh, c'erano dei giocatori che rientravano dopo tanto tempo. Davide Moro si è allenato poco, perché aveva avuto questi problemi alla schiena, quindi ci stava che poi qualcuno, Zito, ha preso un colpo. Non era un problema muscolare, ma comunque durante la partita mi ha dato disponibilità che poteva continuare. Poi c'è stata l'espulsione di Ogier, chiaramente, che in quel momento ci ha messo un po' in difficoltà, in inferiorità numerica, dove l'avversario, essendo sotto, voleva a tutti i costi cercare di rimontare. Quindi siamo stati bravi a serrare un po' le fila, a soffrire e a portare a casa 3 punti che sono fondamentali per il nostro proseguo del campionato. Ecco, questa partita ha dimostrato, forse è stato ancora episodio, che questa squadra ha questa sua impronta, cioè può giocare e riesce a giocare con questo modo, con questo sistema, con questi tempi. È un po' un limite, insomma, in questo finale di stagione, considerando infortuni, squalifiche, perché ogni qualvolta si decide di cambiare qualcosa per scelta o per necessità. A volte ci sono delle necessità, voi chiaramente parlate dopo, io devo decidere prima, a volte vedo che ci sono dei problemi in certi settori o un altro, a volte non cambio per il gusto di cambiare, cambio per cercare di portare sempre in campo una squadra che abbia una sua quadratura, che abbia un suo equilibrio e che soprattutto sia solida. Come sapete, questa squadra, insomma, ha preso molti gol e quindi la solidità è sempre da tenere molto, molto in considerazione. Ritornando alla partita col Vicenza, nessuno voleva pareggiare la partita, io la volevo vincere, capito? Però giocando ogni 3 giorni un trittico, ho visto anche i miei colleghi, quelli che hanno fatto giocare un po' sempre la stessa formazione, magari hanno pagato qualche cosa. Se oggi si è fatta una buona partita è anche perché magari qualcuno era fresco e ha potuto dare il suo enorme contributo. Oggi c'erano dei giocatori che non avevano giocato martedì e hanno dato un bel contributo sotto il profilo, oltre che dell'impegno, ma della corsa, dell'agonismo e della determinazione. Il valore di questa vittoria, adesso 4 partite dalla fine, di certo, indipendentemente da ciò che accadrà da quel qualche minuto dell'altra partita, la Salernitana ha messo alle spalle 3 squadre e questa è la base di una partita. Sì, una vittoria fondamentale, parliamoci chiaro, non è che lo sapeva la squadra, lo sapevo io, lo sapevate tutti voi l'ambiente, è una vittoria che era necessaria per continuare la rincorsa a questa salvezza che è ancora molto molto difficile, quindi percepivo un po' d'ansia nei miei giocatori, ho cercato di nella riunione tecnica di fargli capire che se andavamo in campo diciamo senza lucidità avremmo fatto il gioco dell'avversario, dovevamo essere aggressivi in possesso, ma in non possesso, ma quando andavamo in possesso dovevamo i ritmi dettarli noi, avere la nostra qualità, giocare palla, invece c'è stato certe volte l'abbiamo buttata via un po' troppo proprio per questa ansia, per questa paura di giocare, invece questo non deve accadere, dobbiamo gestire meglio il possesso e far girare a vuoto l'avversario, perché cominciano un po' i caldi, comincia la stanchezza e se fai girare palla puoi trarne molto vantaggio. La vittoria dell'Ascoli non credo assolutamente, l'Ascoli gioca in casa, anzi godendo di una buona classifica cercherà in tutti i modi di chiudere il discorso, quindi non credo che troveremo un avversario un po' sottotono, anzi ci dobbiamo preparare bene, dobbiamo andare al Del Duca a cercare di fare una grande partita, perché altrimenti diventa molto molto complicato. Quanti punti servirebbero per i play-out o per evitare gli spareggi? Ma non ho fatto conti, onestamente, come sapete sono abituato a valutare di domenica, di giornata in giornata, e dobbiamo cercare di ottenere il meglio, andiamo ad Ascoli, ci prepariamo bene, dobbiamo ottenere il massimo, poi vediamo
questo massimo quale sarà in base a quello che riusciremo a esprimere, perché se ci esprimiamo bene, facciamo gioco, possiamo dire la nostra. Se invece andiamo lì passivi, buttiamo via palla, diventa molto molto difficile. La serenità di poterlo fare perché non è stato scippato nulla da un punto di vista di punti. Sì, questo rigore io non l'ho rivisto, mi sembrava una mano attaccata al corpo, però insomma adesso rivedremo. L'arbitro però ha fischiato rigore, poi insomma Impereur aveva questo taglio sulla caviglia, taglio abbastanza profondo, e quindi ho visto che zoppicava, ho preferito... Era anche ammonito, perché sul rigore è stato anche ammonito, quindi ho preferito mettere Bagadur, uno fresco. E fortunatamente chi è entrato bene. E lo dico sempre ai miei giocatori, chi entra dalla panchina è fondamentale, perché in un momento di difficoltà, se uno entra con la convinzione giusta, dà il suo contributo, è molto importante. Ho detto anche a Ronaldo è entrato, ha dato il suo contributo, ha sbagliato qualcosa, ma non è che sotto il profilo dell'impegno e della volontà tutti quanti hanno dato il massimo.